Buongiorno. Buongiorno anche a te, papà. E buongiorno anche a te, cara mamma. Sì, avanti. È permesso, signorina Charlotte? Le auguro un buongiorno. Mi dica, ha riposato bene questa notte? Sì. Ecco servita la sua colazione. Mangerò nell'altra stanza dopo essermi cambiata. Se vuole può farlo direttamente a letto. Che cosa dice? Mangiare a letto, anche se non sono malata. Sì, prego, si accomodi. Che è buonissimo. In questo letto doveva esserci papà e nell'altro letto invece la mia mamma. Mi dispiace, scusa tanto, Spica. Smetto subito di pensare al papà e alla mamma, promesso. Ecco, vieni, mangiamo insieme, ti va? Comunque questo latte non è a livello di quello delle mucche del mio ranch, vero? Il buongiorno, signorina Charlotte. Ecco la chiave della stanza. Si è trovata bene? Sì, certamente, benissimo. Anche suo padre ne sarà felice. Grazie di tutto. Come ricordo di questo piacevole soggiorno, porti questa con sé. Però, direttore, io... Non dica nulla, è un mio regalo personale per lei. Mi auguro vivamente che torni una volta raggiunta la felicità, che usi questa stanza. Grazie infinite. Signorina Charlotte, mi scusi, c'è un signore che l'aspetta. Il cavaliere! Arrivederci, direttore. Arrivederci e grazie di tutto. Che strano, qui non c'è. Ma quello... Ehi là, Charlotte! Che cosa? Ma allora eri tu, Sandy. E che pensavi che fosse? Un principe. Eh? Charlotte, davvero hai dormito in questo bellissimo tempo? Ma certo, ho persino fatto colazione a letto, sai? Perché mai? Hai forse il raffreddore? Oh, è inutile che ti spieghi il perché, tu non sei mai stato in un hotel come questo. Ma senti che presuntuosa! Comunque è un hotel davvero grande, sembra quasi un castello. E io sembro una principessa. No, veramente sembri più una dama di compagnia. Dimmi, come sei riuscita ad alloggiare in un
hotel simile. Grazie a papà. Cosa? Buongiorno, signorina. Sono venuto per riaccompagnarla. Prego, salga. Vuole anche riaccompagnarmi? Sì, inoltre il signor Monban ha prenotato il giro del centro della città. Come il papà scomparso di Charlotte avrebbe affittato una carrozza? Prego, salga. Ci vediamo, Sandy. Ehi, no, aspetta un momento, ma dove stai andando? No, fermati! Charlotte! Charlotte! Insomma, si può sapere che significa tutto questo? Te l'ho detto, è opera di mio papà, è un suo regalo! Ma che cosa stai dicendo? Una persona che non c'è più non può certamente farti un regalo! Ragazzo, è pericoloso avvicinarsi alla carrozza! Ehi, ehi! Questi sono i cannoni che l'esercito francese utilizzò quando si scontrò con l'esercito inglese, signorina. Allora la Francia fu sconfitta, non è vero? Sì, però la splendida città costruita dai francesi è rimasta in piedi, come può vedere. Ah, che panorama stupendo! Charlotte, ti dispiacerebbe fare capire anche a me una buona volta? Ha detto che questa è l'ultima roccaforte dell'esercito francese. Ma no, non parlavo di quello. Volevo sapere perché ti trattano tutti come una principessa. Sandy, se parli così rovini il mio sogno di un giorno. Eh? Che cavaliere! Senta! Mi scusi, ho sbagliato persona. Ehi, stai cercando qualcuno, per caso? Che noioso, vuoi stare zitto? Noioso, hai detto. Guarda che io sono venuto a cercarti fino a Quebec perché ero preoccupato per te, Charlotte. Papà ha prenotato per me e per la mamma la carrozza e l'hotel. Non vedo cosa ci sia di tanto preoccupante in questo. Beh, è un po' strano, perché a te non sembra. Non poteva certo sapere che il giorno stesso della prenotazione avrebbe avuto un incidente. Allora Andrei lo ha fatto prima di quel giorno. Charlotte, scusa per il disturbo. Io torno in paese, a dopo. Sandy! Tu goditi ancora per un po' il bellissimo regalo del tuo caro papà. Non preoccuparti, mi occupo io degli animali. Non so proprio come ringraziarti. Sì, è lui che mi ha chiesto dove si trovasse il ranch di Charlotte. Eh? Ma non c'è, dove è andato? Da non credere, ma cos'è, un mago? Quella è la cattedrale di Notre Dame. Su di essa sono rimaste le tracce del combattimento contro gli inglesi. Che ne direbbe di terminare il giro della città e andare sull'isola Orléans? Certo, è una gita molto bella, sa? Si raggiunge come una nave che parte dal porto. Porto! No, non voglio andarci, nemmeno salire a bordo di una nave! Allora, che ne pensa di andare a visitare un'antica chiesa alla periferia della città, signorina? No, voglio tornare a casa. Ma la prenotazione è per l'intera giornata e prevede un giro all'interno della città. Sì, ma io sono preoccupata per i miei animali. Capisco. Come osi ridere, Katniss?
Mi dispiace, sorellina. Bella, ancora non sei riuscita a radunarle. Senti, papà, puoi sistemare quell'animale arrogante? Non dire sciocchezze, le pecore sono preziose. Ma non è giusto, mi prende sempre in giro. Ora basta, falle mangiare piuttosto. Ti sono spiegato? Manca ancora molto per arrivare a casa sua. No, non fa niente. Va bene, scenda pure, signorina Charlotte. La ringrazio. Da qui in poi smetto di interpretare la principessa. Torno a essere la ragazza di un ranch. Signorina, il mio compito è portarla fino a casa. Se non lo faccio, rischio... Stia tranquillo, questo paese è come se fosse il giardino di casa mia, quindi mi considero arrivata. La ringrazio, mi ha fatto trascorrere un piacevole fine settimana. Ascolti, c'è una persona alla quale vorrei rivolgere un sentito ringraziamento. Chi vorrebbe ringraziare, scusa? Suo padre, signorina Charlotte. Veramente? Papà, la giornata a Quebec è stata meravigliosa. Grazie infinite. Per me è stato un grandissimo onore prendermi cura di sua figlia. Ehi, Charlotte! Charlotte! Sono appena tornata. Mia madre vuole parlarti. Perché mai? Vuole farti un discorso che deciderà tutta la tua vita. Tutta la mia vita? Ti sei divertita, Quebec? Sì, tutti mi hanno trattato come una principessa. Oh, ne sono felice. Senti, Sean, non ti piacerebbe diventare veramente una principessa? Cosa intende, signora? Io avrei pensato di adottarti, sempre che a te vada bene, certo. Oh, vuole che diventi sua figlia. Ah, che male. Sei tu, non è vero, Sammy? Su, entra. Anche lui sarebbe tanto felice di averti come sorella, vero? Dico bene? Sì. E il signor Gordon, cosa ne pensa? Ovviamente è d'accordo con me. Sai, Charles, lui ha sempre detto di volere una figlia. Come hai detto? Scusa, Gordon vorrebbe adottare Charles. Già. Lui non l'ha mai vista di buon occhio, adesso vuole adottarla? È un desiderio di sua moglie. È una persona davvero capricciosa, non trovi? Ecco sì. Dio, qua, non sei contento? Una volta che Char se ne sarà andata, noi finalmente avremo la possibilità di fare tutto quello che vogliamo in questa casa. Io no, e sono contraria. Per quale motivo? Se lei andasse a vivere da loro, la stanza al secondo piano diventerebbe tua. Da tempo ormai ne volevi una tutta tua, no? Non è giusto. Così Charlotte diventerà la figlia della persona più ricca del paese. Io la ostacolerò in tutti i modi. Ma perché l'hai fatto, papà? In questo paese non si riesce a vivere se ci si oppone al signor Gordon. Su, mangia, non fare complimenti. Va bene. Caro, la stanza di Charlotte potrebbe essere quella accanto alla stanza di Sammy. Ma signora, io non... Non mi sembra che lei abbia ancora dato il suo consenso. Tranquilla, non devi farlo subito. È pur sempre una questione che cambierà tutta la tua vita. Capisco. Aspetta un momento. Per caso non sarei preoccupata del fatto che noi potremmo trattarti male, Sara? Oh no, che dice? Niente affatto. Se è per questo, puoi stare tranquilla, piccola. Vedi anche Sammy. Vuoi smetterla? Mamma, non dirmi che tu sei a tutti gli effetti mio figlio, davvero? Dico bene, caro? Ma certo. Charlotte, hai tutta la sera per pensarci, rifletti con calma. Sì.
quanto ci rifletta, non riesco proprio a capire. Per quale motivo la signora Gordon all'improvviso avrà deciso di adottare? Cavaliere, di certo tu conosci la ragione del suo comportamento. Sono venuto a dirti addio, Charlotte. E perché? Vai da qualche parte? Sì, sto per mettermi in viaggio. Come? Non porti nulla con te? Quella? Sei scappato portandoti una mucca. Certo, perché viaggiando insieme a lei non avrò problemi di cibo. Che cosa vuoi dire? Lo sai, questa è la mucca che dà la maggior quantità di latte nel nostro ranch. Cosa c'è da ridere? Guarda che io sono serissimo. Vuoi smetterla di far rumore, tu? Forza, Sammy, ti accompagno a casa. No, ormai ho deciso, Charlotte. Visto che papà e mamma non sono i miei veri genitori, non tornerò più da loro. Ma che cosa stai dicendo? Non è affatto sicuro che non lo siano. Beh, se proprio vuoi saperlo, io ne avevo già il presentimento. Guardandomi mi sono accorto che non somiglio a nessuno dei due. Ma sono moltissimi i genitori e i figli che non si somigliano. Parli così solo perché la cosa non ti riguarda. Sammy, su, prova a chiudere gli occhi. E adesso? Prova un po' a pensare a tua madre e a tuo padre. Allora, vedi il viso del signor Gordon, vero? No, ti sbagli. Guarda che quando dici le bugie me ne accorgo subito. Però io... Quando chiudiamo gli occhi, vediamo davanti a noi quelli che consideriamo il vero papà e la vera mamma. Anche se non lo sono. Certo. Allora, ti farai adottare. Ecco, neanche a te piacerebbe essere adottata. Sempre. Facendo così la persona che vedi è il tuo vero padre, non è vero? Se io diventassi la figlia di qualcun altro, papà si sentirebbe solo. Oh no, sono i miei genitori! Sammy! Ero quasi certa di trovarti qui. Fermati, non scappare! Vuoi lasciarmi? Mi sono così preoccupata, mamma. Avanti, confessa, sei stata di nuovo tu a istigarlo? Signor Gordon. Ti sbagli, lei non c'entra. Ho deciso io di venire fin qui. Sammy, qualunque cosa ti possano raccontare, io sono comunque tuo padre, hai capito? Rispondi come si deve. Sì. Non ho sentito. Sì. Ora è tutto a posto. Su, coraggio, torniamo a casa. Mi scusi, signora, io... Vuoi darmi la tua risposta, vero? Sì. Ma sono davvero contenta, caro. No, veramente. Ecco, mi dispiace, ma io vorrei rifiutare, signora. Per quale motivo? C'è qualcosa che non va? Sapete, io non riesco ancora ad accettare che il mio adorato papà non ci sia più. Grazie a lui ho trascorso dei giorni così felici. E poi ci sono gli animali che lui ha allevato. Charlotte, non penserai di riuscire a mandare avanti da sola questo immenso ranch, vero? Ma non sono sola. Ad aiutarmi c'è la famiglia Garson, signore. Ascolta, noi siamo preoccupati per il tuo futuro. Vorremmo che scegliessi le vie più semplici. E di questo vi ringrazio. Però io voglio portare avanti con le mie sole forze il ranch che mi ha lasciato papà. Ma tesoro, è impossibile riuscire a... Basta, domani penserò io a prendere la mucca. Andiamo. Buonanotte, signori Garson. Ci vediamo. Buongiorno, signori Garson. Qui non ci sono, ma dove saranno andati? Mi dici dov'è la tua famiglia? Stai aiutando i Gordon? Tutti e tre? Sì. Allora è così, ora capisco. Sì, sì, va bene, avete fame. Coraggio, adesso
sto stanchissima. Così allora, quindi ho fatto bene a venire a controllare. Comunque, chissà perché il signor Gordon voleva adottarmi. Perché ha capito che nelle tue vene scorre del sangue nobile. È solo per questa ragione. Loro tengono in gran considerazione questo genere di cose. Che delusione. Oh? Io ero quasi sicura che invece volessero farlo per affetto. Che sciocca. Cosa ci sarebbe da ridere? No, niente, al lavoro. Cavaliere. Tu scomparirai ancora una volta all'improvviso, vero? Non preoccuparti, per qualche tempo ti aiuterò a mandare avanti il ranch. Dici davvero? Forza! È fantastico. Non riesco a credere che sia così bravo. Sa danzare così elegantemente. E con la stessa semplicità ora fa questo. Chi sarà mai quella persona? Charlotte, mentre guardava il cavaliere, pensò che il suo adorato papà fosse tornato sotto altre sembianze. Il cavaliere ha deciso di aiutare Charlotte a Ranch e si dà così tanto da fare che perfino Sammy e Sandy si stupiscono della sua tenacia. Ma i Garson e il signor Gordon non sono contenti del suo arrivo e grazie all'aiuto di alcuni sottoposti riescono a mandarlo via. Però il prossimo episodio di Charlotte sarà Il cavaliere nella neve, non perdetelo.